Bentrovati a tutti amici di Atlantide e ancora una volta grazie per essere qui. Midsommar, il villaggio dei dannati. Titolo in italiano della pellicola che invece di attrarre spettatori in più provoca la reazione opposta, purtroppo. È un film del 2019 del regista e sceneggiatore Ari Aster. Una pellicola della durata di 148 minuti a cui è seguita una director's cut uscita sul finire dello scorso anno in Blu-ray di una trentina di minuti in più, che consiglio vivamente rispetto alla versione uscita nelle sale. Blu-ray del film nella versione director's cut che troverete linkato qui sotto nella descrizione. Lo si potrebbe definire un horror atipico, ma la descrizione potrebbe risultare respingente. Forse horror d'autore, dramma, thriller. Quello che si nota è un forte passo avanti rispetto a Hereditary, un film sempre dello stesso regista ma del 2018, che considero più acerbo, ma sugli stessi binari per certi versi. E forse anche più commercialmente trattenuto. La visione di questo film non è per tutti. O meglio, bisogna cimentarsi nella pellicola lasciando da parte l'attesa per i classici stilemi horror tradizionali, ma mirando ad altri punti di forza, quali la regia attenta e curata, la fotografia meravigliosa e la tensione d'ansia disturbante che il film provocherà di certo. Incredibile! Benvenuti e felice Midsommar! Skål! Per capirci, non è un popcorn horror. Neologismo, non segno. Il film ha una sceneggiatura basica, nel senso che già dal trailer si capisce come andrà la storia. Ma questo non è assolutamente un limite, poiché il giusto equilibrio tra indizi sparsi copiosamente qua e là e scene allucinate vi farà restare curiosi fino alla fine. Ti prepara per il rito e abbatte le tue difese. Fidati. Vi sentirete come caduti nelle sabbie mobili, ecco. La fine è certa, purtroppo, ma le proverete tutte per potervi salvare, stando attenti ad ogni possibile cambiamento, ad ogni possibile appiglio. Ma piano piano la fine sarà ineluttabile. Ok, una visione tetra, lo so. Ma di cosa parla il film? Tenendomi bene alla larga dagli spoiler. Dani, la protagonista, sta vivendo un periodo molto difficile. Sua sorella si è suicidata tramite il monossido di carbonio, causando la morte anche dei loro genitori. Come se non bastasse, il suo ragazzo Christian vorrebbe lasciarla. Spronato anche dai suoi amici George, Mark e Pelle, che non vedono di buon occhio la loro relazione. Quest'ultimo, Pelle, organizza una vacanza in Svezia per partecipare a un particolare festival folcloristico organizzato dalla sua famiglia, che celebra la metà dell'estate, da qui in svedese Midsommar. Dani subito non verrà invitata. Tuttavia Christian, non riuscendo a lasciarla a casa e sentendosi spinto anche dalle circostanze, alla fine la porterà con sé ed i cinque partiranno per la Svezia. A questo punto prende in là la vicenda vera e propria, con un meraviglioso passaggio di fotografia, dalla notte cupa e tetra a un sole meraviglioso. Una luce sapientemente desaturata, e questo è assolutamente un pregio del film. I personaggi volutamente ultra caratterizzati si ritroveranno invischiati in un abbraccio mortale ed allucinato, incapaci di reagire adeguatamente all'onda impetuosa dei riti pagani. A noi non resta che fare attenzione ad ogni più piccolo dettaglio, alle rune qui presenti, ai volti, alla comunità coesa, per fare un percorso tortuoso e tossico in questo zoo misterioso. Misterioso quanto inverosimilmente luminoso. Un film fuori dal mondo e dal tempo. Un film fuori dal tempo.
che si prende i suoi tempi, appunto, per raccontare una storia di perdizione e di accettazione. Non posso dirvi di più. Un complimento particolare per le musiche folk del film, che stridono ma convincono, così come la sopracitata fotografia. Il lato debole, forse volutamente, nel film è la caratterizzazione degli amici di Danny. Troppo stereotipati, troppo americani. Nel totale è un film che non vi farà sobbalzare di paura, ma vi porterà per mano tra i fumi densi dell'inquietudine. E lo farà in piena luce, ai giorni nostri, in mezzo ad un bosco nell'emancipatissima Svezia. Un regista da tenere d'occhio, che è chiaro sul proprio stile. Direi aggressivamente spiacevole, sintonizzato bene sul fallimento umano e sulla pochezza delle cattive relazioni. Midsommar, infine, ha il pregio di essere languido e magneticamente rabbioso, nonostante una fine più che prevedibile e forse poco esplosiva. Un film che tuttavia merita davvero la visione. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo di lasciare un commento qui sotto, di iscrivervi al canale perché devo arrivare al più presto a 1000 iscrizioni. Vi ringrazio, vi voglio bene.